Amici del lato vero del ring, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Purple GM. Oggi un appuntamento rapido e indolore. Devo parlarvi di giusto un paio di cosucce, ma molto interessanti. La prima cosuccia di cui vi voglio parlare è quella dell'importanza di questo Purple GM. Siamo già alla seconda fase di questo gioco. Abbiamo fatto una prima fase di sperimentazione, nella quale abbiamo provato alcune cose, e ora siamo praticamente pronti a lanciarci con il gioco nel top della sua forma, nel top della sua dimensione, e lo faremo utilizzando questo nuovo innesto che è la Champions League. Di che cosa si tratta? Ve lo spiego tra poco. La cosa principale di cui voglio parlarvi è il mercato, però, che stiamo per andare ad affrontare, perché una delle componenti principali del Purple GM è il mercato. Come sapete, noi raccogliamo i risultati di tutte quelle che sono le federazioni che noi seguiamo, quindi WWE, AEW, Impact, prendiamo gli show principali e da lì in poi iniziamo a lavorarci. Per show principale significa che utilizziamo proprio Raw e SmackDown per la WWE, NXT la puntata per il brand di NXT, Impact per Impact Wrestling e ovviamente Dynamite e Rampage per la All Elite. Come mai anche Rampage? Perché esattamente come Raw e SmackDown ed NXT, anche lì. Mi sono dimenticato di NXT UK, ma abbiamo anche quello. Sostanzialmente in base a quei roster, noi abbiamo un roster unico al quale attingere. E voi potete prendere un tot di lottatori, un po' maschi e un po' femmine, e andare a creare il vostro roster. Le regole, se vi serve ancora saperlo, se non siete ancora iscritti a questo gioco, non vi preoccupate, chiedetemele, vi mando tutto quello che vi serve. La cosa bella è che è un gioco completamente gratuito e aperto a tutti. Un gioco aperto a tutti nel quale si può veramente creare il proprio roster e puntare a dei premi veri. Noi abbiamo regalato degli abbonamenti a dei network. Semplicemente noi abbiamo pagato un mese di network per la persona che ha vinto la classifica dei punti. La classifica dei punti della All Elite, la classifica dei punti di NXT, un po' di premi, insomma sono stati 6 premi se non sbaglio che sono andati in palio e che ovviamente le persone hanno potuto utilizzare. Qualcuno ha voluto addirittura aspettare dopo l'estate e riceverà i propri premi dal mese prossimo. Quindi molto bello e un premio vero, cioè sono soldi. Voi magari siete abbonati al WWE Network, riuscite a vincere qualcosa con questo gioco, riuscite ad accaparrarvi il WWE Network, quel mese lì voi togliete il vostro abbonamento e guardate con il nostro. Niente di più facile, no? E quindi è molto bello, molto importante. Quando è che si fa mercato? Si fa mercato durante i pay-per-view, anzi, alla fine dei pay-per-view, e in alcuni momenti importanti dell'anno. Diciamo che per la WWE facciamo molto mercato. Sono tanti gli show, Raw, SmackDown. Insomma, sono tanti i momenti in cui i vostri atleti possono accaparrarsi dei punti. E più o meno ogni 2 pay-per-view, in questo caso con il pay-per-view che ci sarà a SummerSlam questo sabato, chiaramente abbiamo deciso di interrompere, fare il mercato e ripartire. Chi potete vendere? Potete vendere tutti i lottatori della WWE. Chi potete comprare? Qualsiasi altro lottatore. Come fate a capire se avete soldi per poterlo fare, per poter comprare? Voi riceverete, ovviamente visibile a tutti, la scheda vostra con il vostro roster e chi è cresciuto e chi è diminuito dal vecchio al nuovo mercato, WWE. In questo caso il mercato WWE si accavallerà anche con quello di NXT. Per quale motivo? Perché NXT è il giorno dopo di SummerSlam, ha un takeover il giorno dopo SummerSlam. Avendo questo takeover, anche per NXT ci sarà ovviamente da selezionare e scegliere i propri atleti da cambiare. Come funziona? Funziona che per questa volta, per questo mercato, voi avrete tempo dal lunedì sera, più o meno alle 19, butteremo fuori tutto il nuovo roster con tutti i nuovi innesti, ma anche con tutte le nuove valutazioni dei lottatori, alle 19 del lunedì, ci dovete dare il tempo di guardare i 2 pay-per-view, che non guarderò in diretta, che se li guardo ma non li guardo in diretta. Quindi dalle 19 del lunedì fino alle 12 del mercoledì. Quindi la settimana prossima salteremo a pie pari Raw e SmackDown. Non raccoglieremo i punti di Raw e SmackDown, non da dare a voi, li raccoglieremo comunque per noi.
per avere le medie corrette, però per voi no. E quindi fate bene i vostri calcoli, cioè non comprate in base a questa sera Arò ha vinto Tizio, ha fatto 8 punti, allora me lo prendo. Non serve. Comprate sempre in prospettiva futura. Pensate a chi lotta di più, chi vince di più, chi magari costa poco ma sta lottando tanto. Vi faccio un nome? Baron Corbin. Se voi aveste avuto Baron Corbin in questo periodo, soltanto nell'ultimo Raw, SmackDown Raw, quindi 3 puntate a fila della WWE, e non so la prossima puntata di SmackDown perché ancora non l'ho vista, non è uscita, però nelle ultime 3 puntate della WWE lui ha lottato in tutte e 3 e ha perso sempre, ma in queste 3 volte lui ha fatto 6 punti. Chi aveva Kofi Kingston ha fatto 0 punti perché Kofi Kingston non ha lottato. Quindi badate a chi lotta tanto, anche se perde, cercate di capire come ottenere il miglior risultato possibile con i lottatori in prospettiva. Considerato che la WWE, vi dovrete tenere poi quel lottatore fino al prossimo mercato WWE, quindi per almeno 2 mesi, perché se facciamo più o meno un pay-per-view sì, un pay-per-view no, sono più o meno 2 mesi. Quindi fate un lavoro proprio in prospettiva. Sia per WWE che per NXT potrete vendere chiunque o tenere tutti, non importa, scegliete voi quanti cambiarne, e li potete cambiare con chiunque, quindi se volete, magari quel lottatore che secondo voi nei W per i prossimi 2-3 mesi sarà meraviglioso, allora vi potete prendere questo lottatore dell'AEW. Niente di più facile. E questo mercato sarà un mercato che diventerà molto importante per quelle che sono tutte le fasi che ci portano da qui fino alla prossima WrestleMania, perché è da SummerSlam a WrestleMania che si giocano le carte importanti, i lottatori, si comincia a vedere chi andrà nel main event, e quindi è una bella lotta, no? Un bel giro. Diciamo che questa metà dell'orologio, anche scarsa, da aprile a SummerSlam, ma da qui per arrivare alla prossima WrestleMania, la WWE dovrà cominciare a creare i suoi migliori per mandarli contro quelli che oggi detengono le cinture, che un domani deterranno le cinture. È un bel periodo questo per il wrestling, di solito è molto bello e molto importante, quindi fate bene le vostre scelte, cercate di anticipare. C'è quel lottatore, non so, Mace della WWE, che secondo me potrebbe anche fare qualcosa, l'altro può dire no, non farà niente, e chissà, magari uno lo compra e gli fa tantissimi punti, un altro decide di non comprare Mace, ma decide di comprare Finn Balor, che invece farà solo 4 match da qui a WrestleMania. Chi lo sa? Ma provate a immaginare, guardate l'attualità e andate oltre, cercate di capire quelli che potrebbero essere le migliori superstar, maschili, femminili, coppie, intendiamoci, potete fare tantissime scelte, quindi fatele. L'altra cosa importante che dobbiamo aggiungere è la Champions League. Perché ho deciso di fare una Champions League? Perché era importante dare dei punti extra e avere una classifica extra. La classifica della Champions League sarà una classifica molto particolare. Allora, prenderemo tutte quelle cose che non riguardano la continuity che noi stiamo seguendo, e l'esempio classico è non aggiungiamo cose ai pay-per-view della WWE, dell'AEW, non aggiungiamo niente. Semplicemente, per esempio, facciamo un esempio più vicino a noi. Si sta svolgendo il 5 star della Stardom. Io lo sto seguendo bene, ma magari voi no. Se parteciperete al gioco della Champions League, avrete la possibilità di scegliere a un certo punto del 5 star, io vi dirò, questa è la classifica. Su chi puntate per la vittoria finale del 5 star? Tutti quelli che di voi riusciranno ad aggiudicarsi questo punto prenderanno 2 punti Champions League, che è una classifica a parte. Arrivati in fondo, accumulando punti, quando finiremo la fase 2, finiremo anche la prima Champions League e vedremo chi ha vinto, chi avrà raggiunto più punti. Quindi ogni scelta che farete per quello che riguarderà la Champions League del Purple GM andrà in una classifica a parte e chi vincerà quella classifica avrà ovviamente un premio per i fatti suoi. Quindi è molto interessante, no? Non trovate che sia bello avere un'altra occasione per vincere? E sono sempre premi veri. Sempre premi veri. Non vi regaliamo una roba tipo venite a fare con noi una live su Instagram. No, saranno premi, che sia un gadget, che sia
un network per un mese, che sia più mesi di network. Capiremo anche in base a come andranno le cose. Una cosa molto importante è questa. Ma come mai vogliamo fare una Champions League? Lo vogliamo fare per due motivi. Uno molto nobile e l'altro invece è semplicemente un motivo. Il motivo nobile è perché ci piace vedervi giocare. Ed è bello vedervi divertire mentre giocate. Quindi l'aggiunta di un nuovo gioco darà pepe. Soprattutto per quelli che magari dicono faccio un po' fatica col Purple GM, ormai sono molto avanti gli altri, come faccio allora a raggiungere un premio? Beh, puoi tentare di giocare bene alla Champions League. Quindi magari decidere chi vincerà il Climax, decidere come andranno le cose per Minoru Suzuki in GCW, decidere tante cose diverse, magari il prossimo appuntamento importante del Messico, capire un po' chi sarà il prossimo a vincere la cintura di mega campione della AAA, per esempio. Ci saranno tanti piccoli giochi che verranno fatti e tutti questi giochi verranno ben pubblicizzati. L'altro motivo è un motivo che non è né nobile né no. Semplicemente noi facciamo questa cosa, ci perdiamo tanto tempo, ci mettiamo tante risorse mentali e non solo, quindi abbiamo un pensiero. Possiamo fare qualcosa di più per i nostri abbonati? Sì. Se sarete abbonati alla Tovera del Ring, i vostri punti Champions League varranno doppio. Quindi, se voi abbonati riuscirete a capire chi sarà il vincitore del Climax, non prenderete solo due punti. Prenderete addirittura quattro punti e la possibilità di vincere aumenta. Lo facciamo perché ovviamente per noi è importante che voi vi abboniate. E ai nostri abbonati è importante dare qualcosa di più. Per quale motivo dobbiamo abbonarci al lato vero del ring? Per quale ragione? Beh, una delle ragioni è proprio questa, il Purple Gem, che può diventare un'ulteriore risorsa per ricevere qualcosa, per avere ancora in mano qualcosina. Ed è molto bello e molto importante che voi cominciate a ragionarci sopra. Come si fa per abbonarsi? È molto semplice. Non dovete far altro che unire i vostri account di Amazon Prime con quello di Twitch, che tanto sono la stessa casa, quindi ci sono mille video in cui vi fanno vedere come metterli insieme. Una volta messi insieme questi due account vi sarà semplicissimo, perché basterà dire hey, fai l'abbonamento gratuito con Amazon Prime e ci penserà Amazon Prime a pagare l'abbonamento per voi. Ma ultimamente Twitch Italia ha abbassato tantissimo il valore dei vostri abbonamenti, quindi se volete potete abbonarvi pagando poco. Pagare poco significa avere la possibilità di un po' di servizi in più, un gruppo Telegram in più, ma anche adesso la possibilità di una possibilità maggiore di vincere al Purple GM, alla Champions League. Quindi giocate, 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 divertitevi con questa cosa, tenete d'occhio perché dalla prossima settimana cominceremo a individuare quelle che potrebbero essere le prime cose da fare con questo nuovo Champions League, e cominceremo a mettere giù in ordine quelli che saranno i prossimi eventi a cui fare affidamento per raccogliere punti molto importanti e molto preziosi. Come sempre, non costa niente, potete, se pagate qualcosina di più con l'abbonamento, semplicemente ricevere qualcosa di più in cambio. Detto questo, non c'è molto da dire. Dopo SummerSlam faremo una bella review di come stanno andando le cose, perché la classifica è una classifica molto molto densa. Sembra che ci sia uno così lontano e irraggiungibile, ma in realtà non è così lontano, non è così irraggiungibile. Molte cose sono spostate e cambiate dalla prima alla seconda fase. Chi era più indietro ormai ha cominciato a capire come funziona il gioco e si sta trovando più avanti. E qualcuno che era avanti e ha lasciato un pochino andare la barca si trova così in mareggiata. Voi seguite, voi continuate ad apprezzare questa cosa e ad aiutarci a farla diventare ancora più bella. Grazie davvero di cuore per aver seguito, spero che vi piaccia tanto questa idea di fare questa Champions League e spero che sia tutto chiaro per quanto riguarda il mercato. Se ci fosse qualcosa che non vi è completamente chiaro ed è un pochino da sistemare, da limare, magari non sono stato io bravissimo a raccontarvi come andranno le cose, non dovete far altro che contattarmi, sapete come farlo. Sono mille i modi, anche attraverso i social del lato vero del ring, che vi consiglio di seguire, a cui magari iscrivervi se, per esempio, state guardando questo video attraverso YouTube. Fate semplicemente iscriviti se non l'avete ancora fatto. È una cosa molto importante per noi e potrebbe essere molto utile per voi.
A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e ricordarvi di sintonizzarvi presto per nuovi video sul Purple GM. Uno arriva già la prossima settimana. Contenti, no?